Salve, come potete vedere dal mio computer, oggi è lunedì 23 ottobre alle 21:02 e ho trovato una bella not una notizia, bella perché non si è fatto male nessuno, pubblicato il 23 ottobre del 2023 alle 18:48. Elicottero militare si ribalta dopo un atterraggio di emergenza a Ravenna. Piloti in ospedale, chiusa l'E45, la superstrada Roma-Ravenna. A Ravenna un elicottero militare si è ribaltato dopo un atterraggio di emergenza fuori pericolo, pilota e copilota. Ma in realtà non è caduto a Ravenna, ma è caduto a San Bartolo, il paese dove abito io. E sarà neanche a 2 km da qui, perché l'E45 è un paio di chilometri, 2-3 km da casa mia. Non lo so, che sia una coincidenza, vi ho già parlato degli elicotteri militari che mi volano sempre sul paese di San Bartolo. E chissà cosa c'è sopra il paese di San Bartolo, e questo è cascato. Adesso domattina vado sul posto a filmare, a vedere che l'elicottero sarà ancora lì, non l'avranno portato via, e per vedere la distanza da casa mia. Ok, allora oggi è il 23 ottobre alle 21:04. Poi domattina, vi faccio vedere le foto che hanno pubblicato, la foto che hanno pubblicato. Ecco qua. Allora, qui strada chiusa al traffico. A seguito dell'incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Ravenna la strada statale E45 nei pressi del chilometro 248. I viaggiatori in transito in quell'area sono stati deviati grazie alla predisposizione di una uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana-Mirabilandia. Ecco, questa è la foto dell'elicottero che si è ribaltato. Ha fatto l'atterraggio di emergenza, ma non è atterrato in piano. Si vede che c'era il terreno acquitrinoso e non ha retto il peso dell'elicottero e si è ribaltato. I piloti non si sono fatti nulla, meno male. Ok, in coda questo metterò il video di domattina quando andrò sul posto. Ecco, sono le 9:20 del 24 ottobre e l'elicottero militare è caduto dietro quella casa. Ho parlato con una vicina che abita in quella casa lì, ha detto che si può andare a vedere, ma non si può né filmare né fotografare. Allora io filmo da qui. È caduto vicino alla superstrada E45, che la vediamo lì, e che il punto si trova a circa 3 km da casa mia. Adesso proverò ad andarlo a vedere anche dall'altro lato, vediamo cosa si vede. In lontananza si vede la basilica di Clash. Ok, proverò ad andare dall'altro lato. Ho parlato con un signore del posto e mi ha detto che l'elicottero non è caduto di là dalla casa, ma è caduto in quel praticello verde che si vede e ha tentato di fare un atterraggio d'emergenza in quel praticello verde e l'hanno portato via ieri sera. Qui non c'è più.
si vedono le transenne, la fettuccia della transenna, ma non c'è più. Mi trovo su Google Map per farvi vedere il luogo dove è caduto l'elicottero. Il luogo dove è caduto l'elicottero è il cortile di questa casa qui, in questo punto qui, vicino al laghetto. Questo lago è un'ex cava di sabbia e un vicino di casa che abita qui, del posto, ha detto che questo lago è profondo 15 metri. Se cadeva l'elicottero in questo lago non si sarebbe salvato nessuno. Invece è caduto qui nel cortile di questa casa. Vedete, qua c'è il paese di San Bartolo, qui. Vedete quanto è distante, Ho fatto i calcoli. Come vedete la riga qua in basso sono 100 metri. E ho calcolato che da questo punto a questo punto ci sono 2,2 chilometri. 2,2 chilometri da casa mia. Adesso andiamo a posizionarci nel punto dove è caduto. Questa in giallo è l'E45, la superstrada. Io sono andato su questo cavalcavia e l'ho filmato da questa curva. Ho filmato questa casa abbandonata. Questa è una casa abitata e questa invece è una casa abbandonata. Allora, innanzitutto Google Map ha una mappa che è molto vecchia, infatti qui si vedono pochi alberi, invece dal video che vi ho postato qui c'è tutta una boscaglia di alberi molto alti e non capisco perché l'elicottero nell'atterraggio di emergenza non si sia buttato su questo terreno arato, avrebbe fatto meno danni, sarebbe atterrato in piano, ma evidentemente era a bassa quota e non ha potuto manovrare più di così. Ha atterrato in questo cortile di questa casa, in questo punto qui, perché qua ci sono tutti alberi alti, e il signore del posto mi ha detto così che l'ha visto cadere, l'ha visto scendere, e poi ha sentito dei gran rumori di delle pale che rompevano i rami degli alberi. Per cui si è rovesciato perché nell'atterraggio ha colpito degli alberi molto alti in questa zona. Invece questo terreno qua, che era tutto lavorato, arato, se fosse atterrato qua, non avrebbe rotto le pale e sarebbe rimasto integro. Io prima che cadesse l'ho visto volare. Allora, questo è San Bartolo. Io l'ho visto volare qui in questa zona qui a bassa quota, per cui lui sicuramente faceva dei giri in cerchio in questo modo qui. Io l'ho visto passare, transitare in questo punto qua sopra questi terreni qui, e lui ha girato in cerchio. Ha avuto l'avaria qua sopra il lago e ha cercato di atterrare nel punto più vicino che poteva trovare. Purtroppo non ha scelto, non è riuscito ad arrivare al terreno senza alberi. Ecco, questo è il luogo. Io l'ho filmato da questa curva qui, ho parcheggiato qui e l'elicottero era caduto qui dove c'erano quelle fettucce da transenne, e qui il luogo, chi lo sa che questo lago non abbia causato qualcosa, che non sia stato abbattuto. Questa è una mia supposizione da complottista, perché
Gli oggetti volanti non identificati amano nascondersi negli specchi d'acqua, nelle profondità degli specchi d'acqua. Questo è profondo 15 metri e potrebbe aver influenzato l'elicottero che gli passava sopra. Bene, dopo questa scappata complottista vi saluto e ciao, alla prossima.